Come farei per migliorarlo? Non lo so, però sono sicuro che è invivibile. Il paese, soprattutto sabato e domenica, vive una situazione impossibile. Abbiamo timori innanzitutto per un eventuale pronto soccorso. Sarebbe una cosa gravissima. Non riesco ad immaginare cosa farei dovessi aver bisogno di un pronto soccorso, perché veramente è impossibile arrivare alla Schiana in tempi logici, in tempi accettabili per un pronto soccorso. Il problema lo vivo, cioè mi innervosisco, pure pigliamo anche in un attimo, non la posso prendere, non posso fare un chilometro che mi devo fermare, un chilometro, un metro. Grazie. Grazie, tanti se ne raggiungo, se non mi devo scivolare. Immagino che non siete residenti. Ma che non la compra, ci dovevano sì, siete tutti residenti di Bagoli. Nel momento in cui usciamo da casa non possiamo più rientrare. No, guarda, questo però siamo rovinati. Siamo rovinati. Non è possibile, perché qua a Napoli 3 ore, cioè meglio che andiamo a Roma. Voi non, siete non residente qui? No, noi siamo residenti, noi veniamo qua con piacere, però il fatto di questo traffico non... Quindi questo traffico, diciamo che non vi sollecita a tornare, vi fa passare la voglia. Brava. Come vive il problema? Purtroppo ormai conosco, abitando a Miseno, quindi proprio diciamo all'origine di tutti i mali. Del problema, conosco gli orari di coprifuoco. Quindi so quando posso uscire di casa e quando non posso assolutamente uscire di casa, oppure quando devo uscire con la bicicletta in questo caso. Non lo so, so solo che per fare giustamente da lì da qua siamo da un'ora e mezzo. Voi siete di Bagoli? No. Con questo traffico vi viene voglia di tornare? Sicuramente no, sarà un altro bagno di sudore. Grazie. Dunque, cosa ne pensa del traffico, come vive il problema e cosa farebbe per migliorarlo? Allora, prima cosa, siamo in un paese che è difficile vivere con tutto questo traffico, queste macchine che non si capisce niente. Se casomai ci sta qualche incidente, noi non sappiamo dove dobbiamo andare. No, per me non è normale, perché io vorrei stare già a casa. Già è mezz'ora che stiamo in mezzo al traffico, appena uscito. Abbiamo fatto a malapena un chilometro. Quindi questo da un punto di vista di chi non è residente certamente fa passare la voglia, no? Di tornare, quantomeno di tornare in auto. Quello che pensavo. Io penso che potremmo vivere tutti più felicemente se ci rispettassimo e se rispettassimo il bene comune, se potessimo utilizzare le biciclette, che sono una delle invenzioni più belle dell'essere umano, e se potessimo rispettare di più il benessere di ognuno di noi. Qui io scenderei comunque dalle macchine, lascerei le macchine come comunque avete proposto voi e utilizzerei di più la bicicletta. Comunque, perché questo, i Campi Flegrei lo sappiamo comunque, sono un posto meraviglioso, circondato dai laghi, con la possibilità anche di navigare l'acqua per mare e anche l'utilizzo del vento. Da qui potrebbe nascere una scuola, una rinascita, diciamo, un nuovo modo di vedere la realtà. Però è chiaro che in queste condizioni non è possibile. Soprattutto ti chiediamo se hai visto vigili per caso passare da queste parti. Aspetta, uno l'ho visto, che faceva da apripista a un poverino che chiaramente avrà avuto un malore, si sarà sentito male. E l'ha fatto deviare per fortuna di qua, da Cappella, perché sennò qui rimaneva imbottigliato. Penso che stesse andando alla Schiana. Però dico, presenti qui sul posto, cioè da quando siamo arrivati, ah, mi no, hai visti? No, tu dici a piedi sì, che regolarizzavano il che traffico? Gestiscono il traffico. No. Saranno stati anche loro imbottigliati, saranno rimasti imbottigliati del traffico. Ciao. Cosa ne pensate del traffico, ragazzi? Il traffico? Allora, anche se mettessero un paio di vigili in più non fosse male, perché non si capisce niente, soprattutto a quest'ora. Cioè, ma il sindaco che vuole fare? Cioè, non lo so, noi veniamo qui, siamo turisti, portiamo i soldi, ma cioè, non ho capito, servizio zero. Grazie. Un'alimentazione con un po' di forze di ordine in strada, a regolamentare, con tutti i soldi che spendiamo di tasse, sarebbe il nostro diritto. Grazie. Da residente siete d'accordo con la definizione prigionieri di casa nostra? Cioè, noi bagolesi non siamo... Non siamo padroni di Bagoli d'estate. Siamo privi di prendere la macchina, non possiamo andare a fare un servizio, è uno schifo. Mi trovate d'accordo con la definizione prigionieri di casa nostra? Sì e no, perché comunque ci vuole uno sviluppo a Bagoli, ed è una cosa necessaria, perché la gente viene e deve venire a Bagoli, perché Bagoli deve andare avanti.
Prigionieri no, perché mi sentirei male, invece no, sto bene, a Bagoli si sta bene. Quindi per voi non è un problema? No, è relativo, il problema è relativo, bisogna solo trovare le alternative per permettere che chi venga a Bagoli possa trovare sfogo e sbocco per non creare poi il problema a quelli che ci stanno e che vengono. Quindi per te è un problema, ti ritrovi con la definizione prigionieri di casa nostra? Beh, in realtà sì, anche perché le piste ciclabili, io che comunque vengo spesso in bici, non sono utilizzabili, visto che la strada è dissestata, è anche un rischio per noi che camminiamo a piedi o comunque con le biciclette. Grazie. No, non mi sento prigioniero. Come vedete con la bici si può camminare. Si pedala ed è un modo ecologico per fare un po' di ginnastica. Ho capito. Quindi per lei non è un problema grave? No. Assolutamente. Mi siete d'accordo con l'affermazione che siamo prigionieri di casa nostra? Peggiore? Prigionieri di casa nostra. Certamente. Cosa ne pensa per esempio degli parcheggi interscambio a Cumo, a Bai, oppure di sfruttare le vie del mare? Secondo le possono essere delle proposte risolutive? Magari, ma queste già sono state fatte in passato, però come tutte le cose sono state accantonate. Un commento sul traffico, come vive il problema, cosa farebbe per migliorarlo? Siamo prigionieri in casa. Vogliono sensi unici con i residenti, strade di sopra i residenti. Non è possibile che ci dobbiamo ritrovare nel traffico della spiaggia. D'accordo con la definizione dei prigionieri di casa nostra? Di me, certo. Grazie. Lo sai che abbiamo pagato 20.000 euro per fare il piano urbano traffico, ma non è stato attuato? Non è stato attuato, ma io non mi meraviglio più di niente, perché il paese è da sempre che non funziona, ci sono solo dei tentativi apparenti di migliorare la situazione, poi la realtà è sempre la stessa, la logica è sempre quella dell'interesse dei pochi e non ne veniamo a capo. Il cittadino normale, l'umile cittadino, non ha mezzi per poter reagire. E lo sai che abbiamo un piano urbano traffico che ci è costato 20.000 euro che non è stato attuato? Non lo so, ma facciamo. C'è questo piano urbano qua. L'abbiamo solo pagato. Solo pagato, come al solito. Grazie. Cosa potrebbe essere, diciamo, fatto per migliorare, per renderlo più scorrevole? Dovrebbe esserci più organizzazione all'entrata del paese. Sia da Cuma che da Baia. Dovrebbero organizzarlo diversamente perché le vie sono solo due e si intasano. Oppure fare una zona, diciamo, di parcheggi dove la gente con le navette. La zona di interscambio? Sì. Allora, il problema è che mettere il ticket 5 euro a capo, a persona, la prima cosa. E poi risolvere il traffico, limitarlo e le moto non farle proprio entrare. E limitare a orario. Chi non entra ad orario non entra più. Sfruttando il trasporto pubblico, cioè fare delle navette belle frequenti e non dei carri che stiamo, e poi quindi insomma, e poi vabbè, ovviamente quel problema, questo a livello comunale potrebbe essere fatto, a livello regionale potrebbero migliorare proprio direttamente il trasporto da Napoli, il trasporto pubblico da Napoli a qua, in maniera da proprio da disincentivare il, cioè da l'utilizzo dell'auto. L'auto. Grazie. Nel senso, come si potrebbe risolvere questo problema? Come la vive, come lo vivete questo problema? Con i mezzi pubblici. Con i mezzi pubblici. Come lo vivete questo problema? È un periodo caotico come il Bagoli. Diciamo, si potrebbe risolverlo, ripeto, un'altra volta, con la buona volontà, con i mezzi pubblici, facendo pagare le persone, anche gratuitamente. Come si potrebbe risolvere secondo voi? Secondo me bisognerebbe fare una strada per mare e collocare Pozzuoli con Bagoli, è una delle opzioni. Poi altre vie traverse, nel senso che di creare traffico alternativo in modo che dove c'è traffico possono sinistarlo e dove no possono liberamente circolare. Cosa farebbe per migliorarlo? Come vive il problema? Semplicemente ci vuole un'altra strada. Un'altra strada, quindi altro asfalto, altro cemento. Quello che è da Torre Calda porta fino alla Domiziana e si risolve il traffico, sia d'estate che d'inverno. Il traffico cosa farebbe per migliorarlo? Come vive il problema? Ho letto quello che avete scritto e mi sembra tutto molto giusto. Lei è di Bagoli? No, purtroppo no. Questo mi fa venire voglia di tornare? Assolutamente sì, sempre, perché comunque mi piace. Grazie. Qui c'è una rivoluzione culturale, quello che voi state facendo, per cui io sono con voi free Bagoli forever, anzi per sempre. Grazie.